Salve figli del sole, della terra e di questo mondo, di questo cosmo. Voi siete capitati su questo canale di nuovo, magari, o per la prima volta, non lo so. Se per la prima volta, beh, iscriviti, grazie. Ma se no, sappiate che siete qui per un motivo più grande di voi. Per Supatuba! Supatuba che è lo show che non stufa, lo show che non gufa, ma è il disegno che ingrifa e ti mette anche un po' di FIFA. Ok, basta stupidaggini. Questo innanzitutto è Electric. Ed è un po' che non faccio la sigla, quindi facciamo partire la sigla. È supereroi! O super cattivi! Beh, mettiamo gli occhiali del cosmo. Si è appena iscritto Anya Kawaii Nightcore. Pensate che nome. Comunque andiamo a vedere adesso la votazione. Innanzitutto vince Anima, che questa volta se la combatte contro Amedeo Preziosi. Vi dico che lo scarto di voti è stato minimo anche questa volta, ma finalmente Anima si porta a casa la possibilità, l'onore di poter essere trasformato in un supereroe. 82%, che non me l'aspettavo. Me l'aspettavo più super cattivo, ma voi birbantelli volevate affiancarlo sicuramente a Sabrina, giusto? Ma andiamo a vedere i super power. Dei super power erano tutti abbinati al mitico lancio di piatti, al quale ho partecipato anche io. È un bello sfogo, il problema è che non posso farlo qui, per quanto sia bello distruggere un po' di piatti a caso. Pensi, e io non parteciperò a questa cosa. Bullseye occhio di falco, ovvero mira infallibile, però tira i piatti. Si è appena iscritto qualcosa, Manga Lover. Cosa? Manga Lover. Re della giungla, comanda animali selvaggi, uomo, chimera, parti del corpo animali, ma vince, stravince in realtà il ninja, i cui arti e strumenti sono ovviamente piatti o derivati da questi. Adesso vi faccio vedere, perché io ho un po' di idee qui. Queste sono le mie immagini di riferimento, le mitiche immagini di riferimento. E voi direte, beh, ma perché ci sono dei gatti? E io dirò, shh. Stai calmo, lo scoprirai solo vivendo, ok? In realtà lo dico subito, l'idea mia era quello di dare a lui un potere dell'evocazione simile a quello di Naruto Jiraiya, invece dei rospici sono i gattoni. Volevo fare un gattone gigante vicino a lui. Si può? Io può? Sì, decido io, quindi io può. Poi lui mi facilita il lavoro in realtà, perché essendo stato recentemente in Giappone, posizione e abbigliamento ninja sono all'ordine del giorno. E questa immagine qua mi piace e mi fa comodo, perché mi fa vedere il ciuffo, come sarebbe la sua faccia sotto un cappuccio del genere con la fascia, e non so se gli metteremo anche a lui la maschera, non ne sono sicuro, perché super tuber devi far capire che tuber stai facendo, no? Abbiamo perso fin troppo tempo qui, bambini, e a me, in quanto bambino grande, non mi piace perdere tempo, perché io sono un bambino grande, ok? Lo dico sempre anche a mia mamma: mamma, io sono un bambino grande, lasciami in pace. E mi dice: metti a posto la camera tua. Mamma, che pizze, ma mettimela a posto te, ho soltanto 28 anni, Cristo. Mamma, ma ti piace come disegno? No, fa schifo, mamma, non mi ha mai supportato, perché? Quindi qui ci saranno le mani in posizione da tecnica di qualcosa. E ok, voglio lavorare subito sull'abbigliamento, quindi alleggerisco il segno. Vediamo un po' se il viso più o meno ci siamo. Ok, quindi qui ci siamo. Ciuffo, signori, ciuffo, cappuccio, come in questo caso, che è quello il tratto di questo design che mi piace, di questa foto qui in particolare. Quindi cappuccio, coprifronte, perché sì, andiamo un po' sullo stile di Naruto. Qui al massimo ci metteremo tipo una zampetta di gatto. Carina. Un po' meglio, fatta un po' meglio ovviamente, perché ecco, meglio, meglio, molto meglio. Iniziamo a mettere un po' di abbellimenti ninja, quindi un po' di armatura, molto più simile al classico ninja, piuttosto che a quello di Naruto. Ma ok, adesso mischiamo un po' le carte in tavola, non vi preoccupate. Fascia, yes. Abbigliamento un po' largo, un po' di armatura anche sulle dita, perché no? Classico proprio. Ma adesso c'è qualcosa che non mi porta. Specchio, specchio delle mie brame. Ma in realtà porta, non è malaccio. Qualcosa in questo braccio che non mi convince. Cos'è? Cos'è? Non lo so, ma questo qua lo facciamo diventare un cappottone. Perché sì. Quale ninja c'ha il cappottone? Nessuno. Minato. Minato il cappottone. Cioè non è il cappottone, è tipo la veste. Però no, non gli sta bene. Non gli sta bene. Non esageriamo con le idee strambe, per carità. Ma ci ho avuto un'idea micidiale. Allora, qui sulle spalle un
piatto gigante, signori. Forse anche più grande. Un piatto micidiale che uccide al primo colpo. Certo che andare in giro con piatti del genere appesi sarebbe l'opposto che essere ninja, l'opposto che essere stealth. Perché se c'hai dei piatti qui appesi, beh, quelli fanno rumore e ti scoprono. E qui ci vogliono i bei pantaloni larghi, classici. Classici? Come parlo? Classici ninja. Specchio, specchio delle mie brame, dimmi se questo disegno ha errori dappertutto di proporzione oppure no. No, 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 no. Anche lui dice no. No, 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 no. Cappuccio così, anzi, vorrei che qualcuno facesse un cappuccio così e io lo compro. Bene, io direi che io vi lascio qui perché adesso faccio il gattone e la telecamera si è spenta e di conseguenza farò in modo che il gattone faccia parte dell'inchiostrazione. Quindi iniziamo a fare gattone e inchiostrare, ok bambini? Non mi vedete, ma io sto facendo le facce stupide, quelle tipo per farvi cringiare. Ciao bambini! Inchiostrazione tra 3, 2, 1, vai! L'inchiostrazione è finita, ma non solo, ho anche cambiato locazione. Dove siamo? Ok, siamo sul letto. Dove siete? Sul letto, con Dunk che si riposa. Ma è ancora lì quello? Lui sta sul letto con noi. Si riposa. Perché sono venuto fino qua per dare fisicamente il disegno a Sasha. E questo è quanto. Ciao. Io non sono Sasha. Hai sbagliato persona, io non sono Sasha. Ah no? No. Ultimamente vi assomigliate sempre. Grazie, di più. Grazie, che bel complimento. E torniamo al lavoro. Adesso si colora, quindi bella, fate i bravi. Sasha, Sasha, minchia che sono ciò. Ti ho portato il disegno, ma tu non sei Sasha. Beh, perché rimani di male? Ah, ma tu sei Sasha allora? Io sono Anima, bentornati in nuovo video. Anima, che ci fai, ciulletto? Fa di giorno. Ma ti devo dare il super tuber. Ma mostrami il mio super tuber. Eccolo, in sovraimpressione. Wow, che bello. Va bene, ci vediamo. Ciao. Ciao Anima. Ho una foto per mio figlio dopo. Sì. Per i miei figli, sì. Quattro. Sono moltiplicati. Sì. Addio. Ebbene bambini, ciao.
Ok, a parte scherzi, il disegno è finito. Non so se l'illuminazione è il top, però... Oh, questo disegno qui l'ho fatto io, anche quello in camera di Sasha. A parte questo, minchia, ieri ho fatto le 5 del mattino, perché era il compleanno di Sabrina. A proposito, auguri Sabri di nuovo. 30 anni, Cristo. Sono tanti, ma io ne ho 28, quindi... Ma la chiudiamo molto velocemente. Se questo video, questo disegno di Sasha Ninja dei piatti che evoca gatti, non lo so, vi è piaciuto, beh, mostrate tantissimo amore, tanto amore, così grande proprio, al pulsante qui sotto forma di pollice in su. Iscrivetevi al mio, devo specificare che è il mio. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti, fate i bravi, prendetevi a sculacciate e ficcatevi il dito dove non batte il sole, perché così che fanno i bambini grandi. Come vedete, per il gatto mi sono ispirato a Arturo, perché se non sbaglio è il primo gatto di Sasha che sta mommendo. Sta gnommendo. Che gnommi, Arturo? Ormai mi vogliono tutti bene i gatti qui, a parte Mirta. Mirta è un po' C'è qualche altro gatto qui pronto ad entrare? Quello è uno Zorro. Addio. Bene, comunque sia, questo è quanto. E la cosa più importante è che non vi scordiate che avete appena visto chi non ho sentito bene Electric. Davvero, bimbi, fate i bravi, se no vi prendo sculacciate.